nome? Questa sì che è una bella domanda. Beh, Niccolò Gabriele. Che personaggio interpreti? Beh, sempre cose, queste domande che vanno sempre. Interpreto il classico snitch, quello che fa due facce, che è cattivo con i deboli e leccapiedi con i più potenti. Ah sì, è un personaggio comunque molto bello, carismatico. Ti rispecchia il personaggio? Probabilmente sì, perché sono un infame. Perché è bello come me. Assomiglia a te. Assomiglia a me. Cosa ne pensi del personaggio di Guglielmo? Il personaggio di Guglielmo, classico fascista. Allora, è un personaggio che comunque rispecchia il suo attore. Allora, io penso che comunque sia un bel personaggio. Un bel personaggio, sì, rispetta l'attore, perché secondo me quando crede in qualcosa gli puoi buttare presso pure un camion, però lui rimane fisso su quelle cose, e secondo me è il sintomo di un carattere forte che porta le persone verso grandi cose. Sia come personaggio che come attore è perfetto, secondo me. Cosa ne pensi invece del personaggio dell'Inquisitore? L'Inquisitore inquisisce di solito. No, non è un pessimo personaggio, perché comunque recita Michele, non è bravo per niente in confronto a me, oppure in confronto a Lorenzo Ronco, quello che ha dato la svolta. La svolta a un film pieno di angoscia. No, il personaggio dell'Inquisitore, meno male, Michele è stato bravissimo a rappresentarlo. Ti è piaciuto il progetto e l'esperienza del film? Lo rifarei, vai a te, tante volte. Lo rifarei altri film, comunque. Questo assolutamente sì, no. Sì, è stato una meraviglia! No. Sì, perché comunque si sono create anche nuove amicizie, al di là del film è un'esperienza, sia dal lato lavorativo e sia dal lato delle amicizie. Che se in futuro riuscissi a guardare con gli stessi amici che hanno fatto questo film, scusate la ripetizione perché ho fatto solo la quinta elementare, lì mi metterei a piangere, e non solo per Ferruccio, soprattutto per Ferruccio. No, è un ricordo veramente inestimabile, poi io ci sono fissato con i ricordi. Bene, allora manda un saluto generico. Ciao Ferruccio.